Carissimi amici, buongiorno e bentornati. Oggi non parliamo del Cagliari. Oggi vorrei fare un video per ringraziarvi di cuore, perché siamo arrivati a 700 su questo canale, ma al di là del numero ci tenevo a parlarvi di quella che è stata la crescita del canale, la creazione vera e propria di una community e anche la maturazione della stessa. E ci tenevo a ringraziarvi perché, nonostante io non reputi il mio canale come una possibile futura fonte di guadagno o come uno spunto lavorativo, perché l'ho sempre considerato fin da quando è nato come un hobby, come un ritaglio del mio spazio quotidiano, per uscire un po' da quella che è la realtà di tutti i giorni, che spesso è pesante, spesso è difficoltosa, e comunque vedo che i numeri stanno arrivando in maniera massiccia da persone, per la stragrande maggioranza, che con commenti, con considerazioni, con tutta una serie di belle parole mi stanno dimostrando che sono persone sane da cui arrivano questi numeri che sto avendo ultimamente. Il canale in questi 3 mesi ha avuto una crescita esponenziale e ho guadagnato più iscritti di quanti ne abbia fatti nel giro di 3 anni. E voi siete effettivamente state diventando la spinta per portare avanti questo canale. Io vi dico la sincera verità. L'anno scorso, o perlomeno, ma io ho la percezione del tempo anche un po' distorta, 2 anni fa ero sul punto di abbandonare il canale per tutta una serie di problemi miei personali. Il canale lo vedevo come una cosa inutile, non mi serviva, non avevo tempo e voglia da dedicarci. E invece poi, ripeto, quando l'ho ripreso in mano e ho visto da parte vostra un riscontro così positivo, seppur anche talvolta nelle critiche, che sono giustissime, seppur talvolta nei confronti, che sono giustissimi, veramente siete stati una spinta fondamentale per rivalutarlo nuovamente, per spingermi a migliorarlo e quindi a migliorarmi, perché io sono l'unico fruitore del mio canale. E mi avete spinto veramente a farlo diventare uno spazio comunque che ha dell'interesse. Uno spazio presumo piacevole da vivere, per me e per voi che partecipate attivamente. Perché certo, ho ancora una community che non è paragonabile ai grossi numeri di community molto più grandi delle mie, ma d'altra parte è anche meglio così. Io ormai mi ricordo sempre di più i nomi di chi commenta, bene o male so sempre chi mi segue in maniera costante. È come se dall'altra parte dello schermo un po' vi conoscessi. Ho conosciuto effettivamente anche degli iscritti dal vivo. Credo che questo traguardo dei 700 iscritti sia la dimostrazione di quanto mi abbiate aiutato a rendere questo canale uno spazio bello da vivere. Non posso dirvi nient'altro se non di continuare così. Di stare uniti in questa missione, chiamiamola così, che ho e che abbiamo tutti insieme, di discutere che sia del Cagliari o di qualsiasi altra cosa in maniera libera, per creare uno spazio ben vivibile e che sia piacevole, come già sta accadendo. Ci tengo a ringraziare in primis, più di tutti, in maniera prioritaria, i colleghi della Casteddu Crew, che
sono quelli che 4 anni fa mi hanno spinto ad aprire il canale. Gli unici due attualmente attivi insieme a me li ritengo personalmente amici anche abbastanza stretti, cioè Miro e Mattia, ragazzi che mi hanno fatto crescere anche da tanti punti di vista, dell'analisi, del parlare meglio nei video, dell'analizzare tante cose e poi obiettivamente persone che al di là della fede calcistica poi mi hanno dato tanto a livello di amicizia, a livello personale e mi hanno effettivamente spinto anche loro a continuare con il canale, anche se non me l'hanno mai detto in maniera esplicita, però nel parlare con loro, anche con una certa enfasi, tante cose. E mi hanno fatto capire che il canale poteva essere una cosa da continuare, una cosa da portare avanti. E così è. Perché Miro e Mattia sono stati dall'inizio una grande ispirazione per me e ancora lo sono. Nonostante siamo colleghi a tutti gli effetti, seppur con numeri diversi, io ho sempre questa sorta, uso un'iperbole, questa specie di rapporto di sudditanza, tra virgolette. Perché loro per il fatto che siano attivi da più tempo e per il fatto che abbiano due stili di video diversi ma che entrambi adoro, li riterrò sempre come miei punti di riferimento e come anche rifugi sicuri dal momento in cui si vuole parlare di Cagliari in un certo modo. E ringrazio anche chi, da quando i miei numeri si sono alzati, mi ha fatto delle critiche, ha criticato ciò che dicevo, mi ha dato, tra virgolette, dei campanelli su cui riflettere. Ringrazio anche loro perché voi che magari state ascoltando il video siete parte integrante della crescita di questa community. Perché sto imparando pian piano, crescendo, che tutto è utile, che non esiste qualcosa di meno utile in un percorso di crescita e quindi veramente ci tengo a ringraziare tutti quanti voi. Ringrazio il buon Antonio, in arte Anton99, youtuber del Palermo, un altro di quei miei colleghi, non del Cagliari, che però mi ha spinto a continuare col canale. Un altro che mi ha dato tanta ispirazione, lui è un'icona nella YouTube calcistica, cioè c'è su YouTube da una dozzina d'anni probabilmente. E ringrazio anche i nuovi con cui sto avendo collaborazioni, ringrazio Aldo di Salendo e Basta, con cui si sta creando un rapporto al di là della fratellanza con i salentini, un rapporto con una bella persona. Che ha più anni di me, che mi dà tanti spunti a livello calcistico importanti. Ringrazio Carta dei ragazzi del ring dei tifosi nella piattaforma Viola che mi hanno accolto per parlare dello sport più bello del mondo e per far avere alla gente una campanella cagliaritana in più, che spesso purtroppo manca nelle trasmissioni più di spessore. Veramente è una crescita che mi sta soddisfacendo sotto tutti i punti di vista. Ringrazio ancora il mio primo donatore in live, che per quanto a me dei soldi freghi meno di niente, però è stato un gesto simbolico che io ho apprezzato veramente tanto e ho ancora lo screenshot della donazione, ho ancora la clip e la manterrò gelosamente nelle mie memorie. E basta ragazzi, io mi auguro di continuare in questa maniera, con le mie sfaccettature che a molti magari non piacciono, ma è bello sapere finalmente dopo tanto tempo che anche io ho la mia utilità, anche io posso piacere. E niente, sono cose che mi rendono soddisfatto. Restando in tema maglietta, magari uno di questi giorni vi faccio uscire un video
a tema musicale, a sfondo musicale che vi potrebbe interessare. E soprattutto ogni tanto mi pullula questa idea in testa, di volere o meno continuare una rubrica che iniziai 3 anni fa e che non continuai per cause di forza maggiore in merito alla teoria musicale. Per chi non lo sapesse, io ho fatto 3 annetti di conservatorio, poi me ne sono scappato per motivi che spiegai in un video vecchio, trovate la playlist. E magari se c'è qualcuno a cui possa interessare il tema musicale, potrei iniziare una vera e propria rubrica, che sia per parlare di teoria o che sia per parlare di musica, di gusti e di tutto quello che vi pare. Non c'è bisogno di dirvi quale sia il mio gruppo preferito, ma credo si sia capito. Se mai aveste spunti, se mai voleste video in particolare, ditemeli. Io la fortuna di avere numeri comunque ristretti, per quanto siano in crescendo, mi permette di leggere tutti i commenti, di ricordarmi tutti i commenti e di prendere spunto. Niente, vi ringrazio per l'ultima volta e chiudo, che oggi c'ho da fare. Tanto c'è la pausa nazionale, quindi approfittiamone magari per tirare fuori qualche idea interessante. E basta, io vi ancora vi ringrazio. Grazie mille.